Gli permettono di fare quello che vogliono e si riservano il bus per arrivare in tempo. Personalmente ho preferito chiudere. Sono alcune delle parole scritte sul profilo Facebook di Luciano Vedovi, esercente di Fossombrone, che vista la situazione ha preferito chiudere il negozio per tutto il fine settimana. Qui non si tratta né di colore dell'appello di provenienza, basta applicare le regole e rispettarle. Per noi commercianti e per gli ambulanti tutti, vedersi certe cose... appoggiare sulla nostra vetrina, come è successo lo scorso anno e l'altro anno, il materiale che vendono questi qui così, una concorrenza proprio sotto il naso, questo dà fastidio, capito? Cioè, arrivare a portarci a uno scontro, che per me ritengo una cosa assurda, le istituzioni dovrebbero sentirci e vedere queste cose che stanno succedendo. Le leggi esistono un po' dappertutto, basta applicarle. L'abusivismo è un fenomeno che va a discapito dei commercianti e degli espositori irregolari che non si sentono più tutelati. A pensarla come loro è il segretario regionale della Lega Nord Luca Rodolfo Paolini, che oltre a definirla un'invasione senza limiti, invita gli esercenti stessi a presentarsi nelle sedi di Ollus e cooperative che gestiscono i profughi e richiedere un rimborso per gli affari persi. A dire la sua è anche uno dei coordinatori dei commercianti di Fossombrone. L'unico sistema per combattere questa illegalità, bisogna cercare in qualche modo di sequestrare la merce, perché non mi sembra giusto che un ambulante viene da X chilometri, paga tantissimo di occupazione solo pubblico e tantissime altre spese e questi arrivano, vendono merce taroccata facendo un danno economico e all'erario non indifferente, che oggi penso lo Stato non si può permettere. Visto la mancanza di soldi, bisogna cercare di organizzare decisamente meglio questi eventi. Così non va proprio. Mi dispiace, lo dico come cittadino, non è il sistema di organizzare un evento così importante. Bisogna fare prevenzione, assolutamente. La fiera è stata comunque positiva per gli affari degli esercenti, ma in diversi hanno allertato la Guardia di Finanza per cercare di fronteggiare il problema. Di giorno giravano con le sacche e si spostavano a secondo di dove erano i controlli, Polizia Municipale e quant'altro. Di sera, dalle 8 in poi, è stato proprio un loro terreno. Sembrava che non eravamo più nemmeno a Fossombrone, ma eravamo in un altro paese. Veramente una cosa anche vergognosa, direi, perché non è più gestibile, è come un mercato parallelo.